andamento sul terreno di gioco, la cornice di pubblico è decisamente buona. L'Atalanta va benissimo nelle ultime 5 partite, ha fatto 9 punti, non perde in casa, addirittura dallo 0-2 con la Juventus il 12 gennaio. Invece il Parma è in crisi di risultati, 3 punti solo nelle ultime 5 partite, con risultati sempre di misura che sempre hanno fatto discutere la compagine emiliana. Formazioni, nessuna sorpresa nell'Atalanta, consigli in porta, in difesa Bellini, Ferri, Manfredini e Peluso, a centrocampo Scalotto, Brighi, Cigarini e Morales, Gabellini e Dennis i due dell'attacco. Invece due sorprese nel Parma, e cioè Okaka al posto di Floccari e Valdez al posto di Bagliani. Vediamo la formazione schierata da Donadoni, Mirandi in porta, in difesa Zaccardo, Paletta e Lucarelli, a centrocampo Biaviani, Mariga, Musacci, Valdez e Modesto, i due dell'attacco sono Okaka e Giovinco. Arbitra Gervasoni, studio.